Mi fa molto ridere che qualcuno citi le nostre interviste. In un'intervista avete dichiarato, sembra veramente una roba seria. No, No, è vero cioè, che... per me è stato sempre molto emozionante anche quando la gente ci ha detto, avete dato voce a quello che pensavo, cioè che di pensare che siamo riusciti a parlare non solo per noi, ma attraverso la nostra storia, abbiamo parlato per tanti, una cosa molto, molto bella. No, quello che ci piacerebbe, ora non ci sentiamo investiti di nessun ruolo, semplicemente ci piacerebbe magari pensare che abbiamo aperto una via e che adesso sia più facile per tutti poterlo fare, cioè veramente riuscire allo scoperto, ma non come si esce allo scoperto quando comunque continui a vivere nella tua bolla, no? Protetta, nel tuo Certo. microcosmo, come anche facevamo noi fino a poco tempo fa, ma proprio avere il coraggio di affermare a voce alta le proprie idee, al di là dell'orientamento sessuale, proprio una questione, un gesto politico, cioè incazzarsi, chiedere dei diritti, scendere in piazza, no? Noi l'abbiamo fatto attraverso un film, ma ci sono tanti modi, e noi pensiamo che sia fondamentale in questo momento storico per l'Italia. Non abbiamo assolutamente aspettative di sorte, è ovvio che siamo disillusi e che sappiamo che purtroppo il tema delle unioni di fatto è uscito proprio dal Però dovrebbe Parlamento. aiutare la sinistra, anche a quella che si chiama Partito Democratico, a capire perché ha perso. Cioè, il Partito Democratico ha bisogno di prendere posizione. Credo proprio un tema come le unioni di fatto serve a loro per dargli identità, perché al momento è un partito senza identità. E credo che il fatto di non essersi mai veramente espresso in modo forte sulla una posizione, sulle unioni di fatto, fa parte di questa mancanza di identità, e hanno perso l'occasione di farlo, e mo è ora che si decidono, perché ogni senatore ha la possibilità, no, di proporre delle leggi. Ci sono, per fortuna c'è Paola Concia, che è una persona sicuramente in gamba, c'è la Polastrini, ci sono alcuni dei radicali che sono rimasti in Parlamento. Però poi c'è anche la possibilità di iniziative popolari per arrivare a una legge. Credo che veramente dobbiamo avere una coscienza che bisogna chiedere dei diritti, che non sono... adesso che Berlusconi ci starà per 5 anni, sicuramente sarà molto più impegnativo, però se troviamo un'unità riusciamo, secondo me, a portare avanti qualcosa. Beh, Non ovviamente non eravamo abbiamo spostato i voti nella così ambiziosi da direzione, pensare di far... però quello che ci siamo riusciti è che comunque durante una campagna elettorale dove le unioni di fatto sono diventate un tabù assoluto, almeno per una serata da Bolzano a Palermo, in 22 città siamo riusciti, 23. 23 città siamo riusciti a parlarne, a discuterne apertamente in pubblico per una sera, e questo era il nostro obiettivo. Poi i giornali locali ne hanno sempre parlato, per cui in quel senso, se, il senso per noi era bisogna discutere di questo tema, non bisogna dimenticarlo, anzi bisogna, cioè dovrebbe essere un tema forte. No, purtroppo la Da, politica c'è italiana è da proprio un gap rifare. generazionale, cioè vedere tutti questi signori, con tutto il rispetto, direi anziani, non aiuta ad arrivare a No, una secondo me non è legge. solo una questione di anzianità, perché poi purtroppo è proprio così come è fatto il meccanismo, tutta la macchina, tutto l'apparato è totalmente da rifare perché il politico in Italia oggi è una persona che vive lontana dalla realtà, privilegiatissimo, viziato e in questo modo non ha più il senso veramente del reale, non è più vicino alle cose. Quindi bisognerebbe veramente rivoluzionare tutto l'apparato perché la politica torni a raccontare il paese, a occuparsi del paese, a capire che non sono loro dei privilegiati che vivono dentro un castello dorato e che possono permettersi di usarlo come se fosse casa loro, ma che sono persone che devono avere il senso dello Stato, che è evidente che manca nel nostro Rispondere paese, alle e necessità rispondere del alle necessità paese del paese. Quindi è e non delle veramente, lobby. io sono molto pessimista, cioè io vorrei veramente che succedesse qualcosa di catartico, per cui un bel giorno Montecitorio fosse raso al suolo e si ricominciasse da capo, perché allo stato attuale delle cose si è arrivati a un punto di non ritorno. Sicuramente la distribuzione in Italia guarda il profitto e quindi questo film sulla carta non ha
grandi numeri, nel senso che tu non dai per scontato che possa essere un successo al botteghino, anche se poi Poi c'è la paura nei anche del fatti. documentario, di portare un documentario Sì, in nelle realtà i sale. documentari, al di là di quelli di Michael Moore, evidentemente, però non hanno mai fatto grandi incassi, quindi ci siamo sentiti dire molte volte questa storia, è molto carino, però non c'è un potenziale commerciale, anche se poi di fatto abbiamo riempito le sale, laddove l'abbiamo portato era sempre pieno, tutto esaurito, però neanche noi siamo in grado di poter dire che sì, il nostro film, se fosse uscito nelle sale, avrebbe avuto un esito, non lo possiamo immaginare, non possiamo Sicuramente anche il saperlo. tema, insomma, non aiuta. Più o meno l'accoglienza è stata ovunque molto calda, molto. Poi è evidente che erano anche persone, già scegliendo di venire quella sera a vedere il film, evidentemente erano persone che la Giusto. pensavano più o meno come Però noi, quindi. non sempre, Beh, però per lo più. Però, per esempio, al nord siamo stati a Lecco, è stato molto divertente perché Lecco è la città proprio di, sia di Formigoni Formigoni, che è quello di e di Comunione e Liberazione, che Castelli. di Castelli, che io personalmente non amo. E quindi lì in sala c'era molto imbarazzo, poche risate. E noi eravamo molto preoccupati perché di solito noi sappiamo che a un certo punto del film la gente ride, succede con delle cose, e invece a Lecco erano gelidi. Poi però alla fine hanno applaudito, ci hanno fatto le domande, poi gli è piaciuto, però era proprio un atteggiamento, evidentemente era un po' a disagio. Però nel complesso abbiamo trovato al sud molta più apertura mentale di quello che si può pensare comunemente. Di solito c'è questo. Paradossalmente. No, ma in realtà poi. È un po' un equivoco, no? Per cui si pensa che appunto il sud, povero, ignorante, uguale, chiuso, intollerante. Invece non c'entra niente, sono cose che vanno in binari Anzi, diversi. forse lì Perché è il poi la contrario. ricchezza del nord ha prodotto fenomeni come la Lega, come Comunione e Liberazione. Quindi cioè, non è che purtroppo La la ricchezza va. ricchezza aiuta sempre, anzi, spesso abbrutisce, fa sì che le persone diventino più cattive, meno generose. Allora, io sto pensando al dopo, ma Luca ovviamente mi frena, per cui sarà il mio lavoro dei prossimi mesi convincere Luca a continuare a fare qualcosa. Io non ho nessuna velleità in questo senso perché non voglio fare il documentarista da grande, so già un mestiere, quindi non vedo perché Però poco cambiarlo. pagato. Poi sì, è vero, beh, anche questo non è che mi abbia fatto ricco. No, nel complesso io non ho nessuna voglia di fare un altro film, anche perché questo è nato veramente da un'esigenza ed ha avuto in sé proprio una serie di fortunati eventi che si sono succeduti ed è stato veramente una sorta di piccolo miracolo. Cioè, se noi mettiamo insieme tutte le cose che sono successe a noi con questo film, dall'essere selezionati a un festival importante come Berlino, da vincere i premi, da averlo fatto con 2 lire, da aver avuto moltissima solidarietà e da aver avuto moltissimo aiuto anche gratuito da amici, anche persone che non conoscevamo che hanno detto vogliamo aiutarvi gratuitamente perché pensiamo sia giusto quello che state facendo, dal ministro Polastrini che ci ha scritto una lettera che ha dato all'ANSA, veramente una serie di cose incredibili e Proprio questo l'esperienza sarebbe umana. irripetibile, cioè non potremmo mai così fare qualcosa che possa ricalcare o anche solo rivivere queste cose, quindi mi sembrerebbe comunque un Vabbè, ma passo si indietro. può fare un'altra cosa. Mica devi partire Sì, con. vabbè, non lo so. Lui c'ha un sacco di idee, ogni mattina si sveglia e me ne dice due o tre, una fucina. Dovrebbe fare il copywriter, ogni giorno si sveglia e fa, ho pensato, c'ha sempre delle idee, alcune buone, altre meno, però.